Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Anche secondo lei, come sostiene il vice direttore del giornale Del Vigo, la proposta di Elly Schlein è una proposta che strizza l'occhio in qualche modo all'esproprio, a un atteggiamento che si presta a contenziosi nei confronti dei privati, o se invece, non dico il terzo polo perché è complicato, se invece Italia Viva, di cui lei è esponente, è d'accordo con questa visione, cosa proporrebbe per aiutare i ragazzi, le famiglie? Cioè, con l'idea che si possa spingere i privati a non tenere fermi le loro abitazioni, che ledono il diritto degli studenti, nel caso che stiamo raccontando col collegamento, ma anche delle famiglie. Sono 142.000 a Roma, così. Allora, parto innanzitutto da un'analisi. Il problema del caro affitti è reale. Questi ragazzi non stanno dicendo delle cose non vere. Abbiamo tutti figli all'università, sappiamo perfettamente quanto ormai è difficile per una famiglia garantire un percorso di studio, ed è assolutamente giusto avere una priorità come paese su questo punto, perché la dimostrazione, la realizzazione dei nostri ragazzi in termini di talento, di capacità, è il primo ascensore sociale ed è la cosa per la quale un paese che guarda al futuro deve essere ossessionato. Quindi noi, come dire, questo problema ce l'abbiamo ed è reale. Le ricette per intervenire devono essere calibrate in modo, diciamo, corretto. Io penso che un attacco alla proprietà privata sia un errore. E questo sarebbe un attacco alla proprietà privata, secondo lei? Certo, se si mette in discussione, si comincia a parlare di espropri e se si comincia, diciamo, a voler mettere lacci e lacciuoli sul tema della proprietà privata, secondo me si dà una risposta sbagliata. Però per esempio il sindaco Lepore, che sarà nostro ospite tra poco, senatrice, ha detto che non bisogna espropriare, ma ad esempio aiutare, spingere i privati ad affittare mettendo delle garanzie pubbliche, ad esempio le agenzie per le case regionali e comunali possono fare da garante. Infatti vorrei, diciamo, venire al tema delle proposte che noi abbiamo. Innanzitutto lo Stato deve intervenire sul tema degli edifici che sono attualmente non utilizzati. Io vengo da una città, La Spezia, una città dove c'è pieno di edifici militari che sono degradati, che sono il simbolo del degrado della nostra comunità. Quegli edifici che sono bellissimi e potrebbero essere ripristinati possono essere un'occasione per realizzare degli studentati, onorevole, per esempio. Onorevole, sono anch'io di La Spezia. Dico, adesso da qualche anno c'è un'amministrazione di centrodestra che potrebbe fare questa cosa, però le amministrazioni precedenti, tutte del PD, non l'hanno mai fatta. Sì, ma guardi, lei vuole polemizzare su cose che non mi interessano minimamente. Di chi è la colpa? Questi sono temi Non è che voglio polemizzare. Faccio una domanda. Ha fatto un esempio pratico. Ma guardi, io sto dicendo che bisogna dare delle risposte agli studenti, che poi le dovesse dare anche il centro-sinistra. Il PD non l'ha fatto quando poteva. Siamo tutti d'accordo, ma guardi che non è questo il tema. Secondo lei uno studente che sente la sua argomentazione in questo momento nel cercare di ritrovare una colpa specifica, in questo momento trova una soluzione ai propri problemi? Io sono un esponente dell'area del centro. So perfettamente che ci sono state responsabilità in capo alla destra e in capo alla sinistra. A me quello che mi interessa adesso è dare delle risposte ai ragazzi. Penso che la politica debba fare questo. E secondo me anche lei, diciamo, non dovrebbe perdersi in polemiche, ma provare a trovare delle soluzioni. Io dico una soluzione che propongo io è dare la possibilità di utilizzare attraverso investimenti pubblici a degli edifici che sono preziosissimi e sono nel cuore di alcune città. Ho fatto l'esempio della mia, ma ci sono anche altre città, comprese, diciamo così, città universitarie. Poi, altra questione, noi abbiamo il dovere di provare, diciamo, a dare dei contributi, ok, sul tema degli affitti. Per esempio, il tema, diciamo così, dei contributi dati alle giovani coppie per l'acquisto delle case deve essere rinnovato, rinforzato. Lepore, voi mi avete detto, dice proviamo ad aiutare attraverso il ruolo dei comuni, del pubblico, anche, diciamo, il sostegno agli affitti. Benissimo, questa è un'altra soluzione. Io non credo però che aggredendo il principio della libertà di proprietà privata
si ottengano dei risultati e si dia un segnale giusto nei confronti del paese. Da questo punto di vista sono d'accordo con alcune questioni che diceva il vice direttore del giornale. Angela Zaro scuoteva in modo vibrante il capo. Polemizzo volentieri, ma non su questo. Su questo non polemizzeremo mai. A Zaro.